Ciao a tutti, oggi era il giorno di ghirlande e invece stasera staremo giustamente ognuno a casa propria. Però magari abbiamo pensato noi riunitori, facciamoci vivi, facciamoci vedere o sentire in modo da comunque contrastare questo isolamento a cui siamo costretti con forme di vicinanza sicure. Allora, per il gruppo La Lampada di Diogene, beh, diciamoci che abbiamo scelto un tema veramente centrale, quello del corpo. Questo piccolo virus ha messo davanti agli occhi nostri del mondo che noi siamo un corpo fragile, un corpo vulnerabile, un corpo che richiede cura, che richiede una sanità, meglio se pubblica, che richiede lo sforzo di tanti per garantire la sopravvivenza della collettività. Ecco, quindi noi che ragioniamo sul corpo, insomma, abbiamo proprio preso l'argomento giusto e anche da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista della fatica che abbiamo scelto, pur non essendo specialisti noi delle cose che leggiamo, di approfondire, di leggere, di discutere con umiltà, con pazienza, contro invece quell'informazione superficiale, quella bulimia giornalistica di cui siamo stati e siamo continuamente invasi. Abbiamo contrapposto la pazienza della lettura e del dialogo tra noi. Ecco, contro questa infodemia. Ci vuole anche questo, io penso, per cui anche la modalità che abbiamo scelto va custodita e anche se adesso saremo ognuno a casa propria, però abbiamo scelto la strada giusta. Anche perché il corpo, come ci siamo detti nell'incontro che siamo riusciti a fare, certo, dice che noi siamo individui, però qualcuno sostiene che la vera verità del corpo è quella collettiva. Che nessun corpo vive isolato dagli altri, tant'è vero che si parla di corpo sociale, che la vera dimensione del nostro corpo è la dimensione che ci mette in relazione con gli altri. Ecco, questo è interessante, è una delle prospettive con cui noi stiamo cercando di leggere questo fenomeno del corpo. Ma anche la scienza, e torno su questo punto che mi sembra importante, ma lo abbiamo condiviso quest'anno, ma anche negli anni precedenti. Noi andiamo alla ricerca di informazioni affidabili, noi cerchiamo di orientarci in un'informazione che è davvero invasa da fake news, ne girano di ogni, lo sapete tutti, no? Anche audio che sembrano affidabili. Qualcuno ha detto che oltre all'epidemia c'è un'infodemia, cioè davvero un fenomeno di contagio dell'informazione. A cui noi dobbiamo cercare di contrapporre appunto delle letture affidabili, così anche come una consultazione responsabile delle risorse in rete, no? Ci siamo anche scambiati qualche fonte a cui ognuno di noi attinge per avere e seguire questa vicenda non con l'ansia e la sovreccitazione della cronaca, ma con la pazienza di comprendere, anche se non siamo epidemiologi, non siamo virologi, non siamo immunologi, non siamo medici, però di capire qualcosa di più e cercare di orientarci. Per cui io so che è inutile, però faccio l'invito a continuare su questa strada e purtroppo i libri in biblioteca non sono disponibili perché la biblioteca è chiusa, noi non possiamo aprire sicuramente fino al 3 aprile, probabilmente anche di più, però ci siamo, ecco, ci siamo, continuiamo su questa strada e al prossimo appuntamento saremo forse più consapevoli, forse avremo, una volta passata l'emergenza di tipo sanitario, fatto anche qualche riflessione più generale. Saremo più capaci di capire qualcosa in più di noi, del nostro essere corpi, del nostro essere corpi umani in questo mondo. A presto, un abbraccio virtuale e sicuro a distanza, ma sincero a tutti voi. Ciao.